I peperoncini piccanti ripieni di tonno, olive, acciughe e capperi sono una ricetta tipica del sud Italia. Raccomandiamo sempre lavare bene i peperoncini sotto acqua corrente e tagliare la parte superiore del peperoncino. Vi suggerisco munirvi di guanti per quanto la manipolazione del peperoncino potrebbe irritarvi leggermente. Togliete tutti i semini all'interno del peperoncino. Questo lavoro diventa più facile se usate un apposito strumento, come quello che sto usando io in questo momento. Lavorate così uno a uno tutti i peperoncini. In una pentola unite l'aceto e il vino bianco e portate il tutto ad ebollizione. A parte, tenete già a disposizione tutte le spezie e incorporatele per arricchire il sapore della vostra ricetta. Appena incomincia l'ebollizione, aggiungete i peperoncini e lasciate cuocere per circa 3 a 4 minuti. Scolateli molto bene e poi metteteli su carta da cucina ad asciugarsi bocca in giù per tutta la notte. Devono rimanere molto ma molto asciutti. A parte, in un mixer mettete il tonno sgocciolato, le acciughe e i capperi. Mixate il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. Non mixate troppo, il composto deve essere bello consistente, come questo. Non dimenticate mai di sterilizzare il barattolo che userete per la conserva. In acqua bollente, per circa 5 minuti è sufficiente. Ricordatevi di sterilizzare anche il tappo. Nel frattempo, riempiamo i peperoncini con il tonno. Possiamo anche farli con olive, capperi e acciughe intere, mettendo solo una piccola porzione di composto di tonno per legarli. Depositate i peperoncini già ripieni nel vostro recipiente asciutto, sempre cercando di mantenere il ripieno verso l'alto. A questo punto procederete a riempirlo con l'olio extravergine d'oliva fino a coprire tutti i peperoncini. Chiudetelo bene e mettetelo in un luogo asciutto e se possibile buio. Seguendo tutti gli accorgimenti potrete tenerli conservati anche per un anno intero. Ma vi assicuro che li finirete prima. Ne volete uno? Venite a prenderlo!